Ciao a tutti, oggi preparerò con voi una deliziosa pasta alla matriciana. La faremo a regola d'arte, quindi con gli spaghetti. Volendo potete farla anche con i rigatoni e con i bucatini, ma la ricetta originale prevede gli spaghetti. Gli ingredienti sono solo quelli che vi dico adesso, ovvero la pasta, ripeto, gli spaghetti, la salsa di pomodoro o i pomodori pelati, il pecorino di Amatrice, il guanciale di Amatrice, un peperoncino, un po' di vino bianco rigorosamente secco, un po' di olio extravergine di oliva e il sale fino. Iniziamo subito. La ricetta è molto veloce, per cui saliamo l'acqua della pasta ed attendiamo che arrivi a bollore. Iniziamo tagliando l'isterella e il guanciale. Guardate che bel pezzettone. La cotenna che andiamo a rimuovere non la buttiamo via, ma la facciamo cuocere insieme al guanciale e poi la togliamo. Tagliato il guanciale a listarelle, ci spostiamo in padella. Accendiamo a fiamma dolce e mettiamo la cotenna, che chiaramente dopo toglieremo, aggiungiamo il guanciale. Messo tutto il guanciale, aggiungo un peperoncino e un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e lascio cuocere il guanciale affinché si abbrustolisca per una quindicina di minuti a fiamma molto dolce. Quando il guanciale sarà a buon punto, togliamo il peperoncino, io lo tolgo perché questo è molto piccante, alziamo la fiamma al massimo e sfumiamo con una tazzina di vino bianco rigorosamente secco. Lasciamo a fiamma alta evaporare l'alcol velocemente. Sfumato l'alcol, abbassiamo la fiamma e togliamo con una schiumarola il guanciale e lo mettiamo in una ciotolina. Volendo, per farlo mantenere croccante, potremo mettere la ciotolina poi in forno preriscaldato, poi spegnendolo chiaramente lo lasciamo abbastanza caldo in maniera tale che il guanciale si mantiene croccante. Una volta tolto il guanciale, volendo possiamo lasciare ancora la cotenna che toglieremo dopo, andiamo ad aggiungere la salsa di pomodoro e facciamo cuocere una decina di minuti affinché si restringa un po'. L'acqua bolle, mettiamo la pasta, regoliamo leggermente di sale la salsa di pomodoro e in attesa della fine della cottura della pasta ci andiamo a grattugiare il pecorino. Grattugiato tutto, ce lo teniamo da parte. Ci siamo quasi, la salsa di pomodoro si è ristretta, la pasta è quasi cotta. Togliamo la cotenna, e mi sa che è il caso di andare a scolare la pasta. Scolata la pasta, la mettiamo nella boule, aggiungiamo un po' di pecorino, cominciamo a mescolare. Adesso versiamo la salsa di pomodoro e mescoliamo come si deve. Aggiungiamo ancora il pecorino. Mescoliamo per bene. E adesso andiamo ad aggiungere il guanciale e un po' dell'olietto che comunque era rimasto. E mescoliamo per bene. Ci siamo, ultima mescolata e vado ad impiattare. Un po' di guanciale ancora sopra, un po' di pecorino e chiaramente assaggio con voi.
Fatela con i rigatoni, con i bucatini o con gli spaghetti, ma fatela così e fatemi sapere che cosa ve ne pare. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!